Ciao ragazzi, sono Alessandro di Startabike e oggi andiamo a vedere insieme come rendere più performante la forcella della vostra mountain bike in 5 minuti. Prima di procedere vi lascio a disposizione un link che vi mostra come regolare alla perfezione la forcella e l'ammortizzatore. Andate quindi a dare un'occhiata a questo tutorial. Prima di iniziare con la nostra procedura, vediamo di conoscere la forcella e i suoi componenti. Esistono principalmente due tipi di forcella, la forcella a molla o ad aria. Per entrambe la struttura è praticamente la stessa. In cima alla forcella troviamo questo tubo chiamato canotto che consente di collegare la forcella al telaio e all'attacco manubrio. Sotto il canotto troviamo la testa della forcella che va a connettere il canotto con il resto della struttura. Alla base della testa troviamo solitamente il meccanismo di blocco, se la forcella è dotata di blocco, o il pomello che consente di azionare le diverse modalità. Dalla parte opposta troviamo, nel caso di forcella d'aria, la valvola per la regolazione della pressione e nel caso delle forcelle a molla, il pomello che vi consente di regolare il precarico. Sotto la testa andiamo a trovare i due steli che innestano all'interno dei foderi. I foderi sono tenuti insieme dall'archetto che costituisce una struttura portante per la forcella. Nell'innesto tra gli steli e i foderi troviamo il raschiapolvere. Si tratta di due guarnizioni che vanno a tenere lo sporco all'esterno della forcella. Nelle forcelle ad aria, al di sotto del raschiapolvere, si trovano delle spugnette imbevute d'olio, che servono a lubrificare lo stelo dopo ogni compressione. Al contrario, nelle forcelle a molla molto economiche non vi è alcun lubrificante. Questa è una delle differenze principali che rende le forcelle a molla meno performanti, con un decadimento delle prestazioni molto più veloce. All'estremità dei foderi troviamo il pomello che serve per regolare la compressione. Non tutte le forcelle sono dotate di questo pomello, soprattutto quelle molto economiche ne sono sprovviste. Se avete infatti una forcella a molla entry level, molto probabilmente non potrete regolare la compressione. Se volete vedere come si regola la compressione, vi invito a tornare al link che vi ho lasciato all'inizio del video. Dopo queste nozioni di base, vediamo quindi quali sono le differenze tra una forcella a molla e una forcella ad aria. Nella forcella a molla troviamo una vera e propria molla che va a comprimersi e determina il funzionamento della forcella. Ogni molla viene ideata e costruita per rispondere a un determinato impulso e a un determinato range di peso. Questa ad esempio funziona da 75 kg ad 85. In questo caso un rider che rientra in questo intervallo di peso godrà di un funzionamento ottimale. Se invece state sotto o sopra queste soglie, la forcella non funzionerà correttamente. Questo è il difetto principale delle forcelle a molla entry level, in quanto avrete una molla standard che non potete sostituire. Al contrario, nelle forcelle a molla di media o alta gamma potete andare a sostituire la molla in base al vostro peso. Ad esempio, nella mia mountain bike ho appunto sostituito questa molla con una più leggera, che fosse compatibile con il mio peso. Dalla parte opposta troviamo le forcelle ad aria, che sono dotate di un meccanismo con camera di compressione ad aria, dove un pistone spinge e comprime l'aria. Se dovessimo fare un esempio, un po' come questa siringa,
dove un pistone va a comprimere l'aria all'interno di una camera. In questo caso, regolando la pressione, potete stabilire la durezza della molla virtuale. In questo caso avete la possibilità di fare infinite regolazioni, in base al vostro peso e il vostro equipaggiamento, andando a rendere la forcella sempre adatta all'utilizzo. Per quanto riguarda la lubrificazione, solitamente nelle forcelle ad aria viene inserito dell'olio all'interno dei foderi e nelle spugnette che si trovano sotto i raschi a polvere. In questo caso la forcella gode di una lubrificazione migliore. Al contrario, nelle forcelle a molla entry level non vi è la presenza di alcun lubrificante. Ecco perché dovremo agire all'esterno con il nostro metodo. Vi occorrono poche cose e il costo è praticamente pari a zero se avete già dell'olio a disposizione. Se volete risparmiare e non volete acquistare prodotti, vi basterà un semplice olio per la trasmissione. Se invece non badate a compromessi e volete scegliere il prodotto migliore presente sul campo, dovrete affidarvi al Resolve Fork di Resolve Bike. Utilizzo infatti questo prodotto da diversi anni e devo dire che ne sono veramente entusiasta. Infatti, oltre a lubrificare, va a rigenerare la gomma dei raschi a polvere e protegge gli steli dalla polvere e dalle intemperie, tenendo quindi la vostra forcella in perfetta forma. Per la pulizia durante l'operazione vi servirà un semplice Scotex e uno straccio pulito. Quindi, se volete massimizzare le performance della vostra forcella, prima di tutto dovrete occuparvi della sua pulizia. Dopo ogni uscita dovrete infatti pulire gli steli. È un'operazione che richiede veramente pochi secondi. Una volta che avrete pulito gli steli dalla polvere e dai detriti, possiamo applicare il lubrificante. L'operazione è molto semplice, dovrete infatti prendere il lubrificante e versare alcune gocce sullo stelo. In questo caso dovrete far colare le gocce lentamente affinché vadano a completare un giro intorno al raschiapolvere. Dopodiché lasciate in posa per qualche minuto. Una volta che il lubrificante ha completato il giro intorno al raschiapolvere, dovrete mandare la forcella in compressione diverse volte. Noterete che l'olio porta su con sé lo sporco, che era accumulato al di sotto della raschiapolvere. In questo caso andate a prendere lo Scotex pulito e rimuovete lo sporco. Questa operazione va ripetuta diverse volte, finché l'olio non rimane limpido e pulito. In questo caso possiamo passare alla fase finale di lucidatura. Andate a prendere un panno pulito o uno straccio. Può andar bene anche una vecchia maglietta sottile. In questo caso cospargete lo stelo con alcune gocce di prodotto e lasciatelo colare. Dopodiché prendete lo straccio, lo collocate intorno allo stelo e andate a lucidarlo. Alla fine dell'applicazione del prodotto i vostri steli saranno lucenti e performanti. Provare per credere. Con questa procedura potrete infatti rinvigorire anche le forcelle che non hanno un ottimo funzionamento o migliorare le performance del vostro modello top di gamma. Vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un like. Fatemi sapere nei commenti che tipo di forcella utilizzate. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!